Benvenuti a tutti nel mio canale, sono Miur. Oggi tratteremo un aereo che ha fatto veramente la storia, il Focke-Wulf 190. L'aereo principalmente è noto in quanto, oltre per la sua forma molto caratteristica, ma soprattutto per le sue, proprio per la sua, per il suo aspetto, ecco. Infatti, come vedrete nelle foto, è un aereo, o anche in gioco tranquillamente, vedrete che è un aereo che, soprattutto in combattimento, per i più veterani di War Thunder, lo si riesce veramente a distinguere proprio per la forma, o meglio, per la sua forma fusolata, ecco. Era un aereo altamente aerodinamico, a differenza di altri, e soprattutto le sue innovazioni venivano direttamente dal motore, motore che deriva principalmente da BMW, e bensì signori, la BMW prima dotava soltanto aerei militari, faceva anche auto ovviamente, ma principalmente il suo lavoro era quello di dotare aerei militari di un motore degno di poter toccare quasi 700 km/h. Nel gioco possiamo anche toccare in picchiata con un bel boom e zoom anche ben 800 km/h senza rompere. Ovviamente cercate di togliere il motore prima di fare questa bellissima picchiata. Tornando a noi, parliamo di un progetto, quindi sempre del Focke-Wulf, del motore che partiva appunto essendo il primo prototipo. Ora non ricordo la nomenclatura corretta del motore, ma era un motore che sicuramente era futuristico, era raffreddato a liquido, quindi contate che nel 39, parliamo del 39, gli aerei militari, in questo caso dei prop plane, o meglio aerea elica, erano dotati principalmente di motori radiali, quindi raffreddati ad aria. Certo, c'erano varie versioni, però era tutto molto in fase sperimentale. Invece la Focke-Wulf, con la collaborazione con la BMW, sono riusciti a dotare di questo magnifico aereo un motore dalla potenza che non si poteva neanche immaginare. Partiva già da 1500 cavalli e poi nelle versioni successive addirittura arrivò a 2000 cavalli, scusatemi. Un aereo che veramente, immaginate, 2000 cavalli. Solitamente soltanto nel 41-42, forse nel 43, l'unico aereo competitivo a livello di potenza di motore era il P-47 Thunderbolt. Quindi un aereo che veramente, anche quello ha fatto veramente la storia, anzi quello era un carro armato volante, ma il Focke-Wulf, fidatevi che non è da meno, riusciva a montare addirittura cannoni da 20, da 30 mm. Immaginate un aereo con un cannone da 30 mm, quando faceva un frontale o addirittura era in coda, sbriciolava tutto quello che aveva davanti a sé. Ora, basta con le chiacchiere e andiamo in partita. Bene, allora siamo in partita da un bel po' e sinceramente mi stavo annoiando in quanto volevano tutti i bassi, pensavo che mi sarei trovato qualche aereo nemico ad alta quota, ma non è stato così. Allora, proviamo su questo bomber Space Canuck. Ora, ci proviamo. Allora, li lasciamo soltanto un incendio. Guardate come abbiamo toccato gli 800 all'ora e senza un po' di problemi, niente. L'aereo non ha fatto neanche uno scricchiolio. Allora, ovviamente non stiliamo la kill, quindi giustamente lasciamo a chi se la merita. Anche se penso che rammando l'aereo non penso sia stata un'ottima scelta. Allora, vediamo quel Sunderland che effettivamente, non so per quale motivo, poteva tranquillamente farsi i fatti suoi, però ha voluto attirare la nostra attenzione e noi ovviamente accettiamo il confronto. Non capisco ancora la sua manovra. Lui addirittura all'ultimo decide di spararci. Ricordatevi, i motori sono ovviamente il punto più debole, ma se riuscite a sparare in cabina come ci sono riuscito io, fate jackpot. Allora, ovviamente parliamo di una vittima che non può rispondere effettivamente al fuoco, sì, cioè ai mitraglieri, ma per rispondere intendo che riesca a manovrare o a fare delle manovre evasive, quindi per evitare che venga abbattuto. Allora, la situazione è abbastanza noiosa. Siamo in volo, vi ho evitato ovviamente il momento in cui si decolla perché sinceramente lo ritrovo abbastanza noioso e non saprei veramente di cosa parlare. Allora, da quello che vedete effettivamente la situazione, dai, è abbastanza buona. Siamo i più alti in questo momento e bisogna sempre prendere quota, soprattutto con un aereo del genere, quindi perché gioca molto bene ad alta quota e soprattutto sul verticale, e ora lo vedrete. Allora, da quello che vediamo, ora vediamo un po', allora ci sono due Hurricane, e non capisco che altro, un P400, P39, P38, insomma, America e Inghilterra. Allora, facciamo questo primo boom e zoom, penso che forse ho sbagliato tutto perché ho calcolato male l'angolo e infatti è sopravvissuto, non so grazie a quale santo sia sopravvissuto.
Ora noi facciamo un mezzo loop, ora andiamo verso il basso e proviamo ad attaccare, capiamo che effettivamente l'angolo non è corretto e annulliamo, abortiamo l'attacco, ma effettivamente c'è un altro Hurricane, lui mi sa che non si è accorto minimamente, ora si è accorto, ma è troppo lento, anzi, troppo lento. Ora, è stato veramente facile, mi sento quasi in colpa per averlo ucciso. Ora, cerchiamo effettivamente di comprendere, non perdiamo troppa quota e niente, ora vediamo un po' come si svolge. Effettivamente, allora, c'è quel P38, quell'Hurricane che sta facendo un climb da suicidio, aspettiamo un po', vediamo. Allora, io opterei per quel P38, però non ho capito se è in fin di vita e mi sa di sì. Facciamo un zoom rapidissimo. Allora, ora metteremo a dura prova la resistenza della fusoliera. Vedete che siamo a 700, 770, 700, 800 km/h e guardate come ritiro sul muso a piena potenza, ritiro e via. Cioè, ragazzi, trovatemi un altro aereo che a questo livello riesce a farvi 800 km/h. Dopo i 600, 650 tutti rompono, soprattutto a bassa quota in quanto l'aria è più densa. Io vi sto sfidando veramente a trovare un altro aereo che sia più veloce di questo. Sicuramente c'è, ma sono veramente pochi, ecco, cioè quello che intendo dire. Allora, il problema è che ora abbiamo barattato e abbiamo lo stesso perso quota ottimale, si intende, perché ora quel P38 sicuramente riesce, non dico a prenderci, però ovviamente dobbiamo chiudere l'angolo, quindi andiamo verso sinistra, un po' giù, effettivamente capiamo che lui ha un angolo giusto, quindi dobbiamo stringere. Contate che andare in virata con Focke Wulf equivale a suicidio, guardate sul verticale invece come si muove più velocemente, quindi ricordatevi, lavorate sempre sul verticale. Ora facciamo un loop, capiamo che la direzione dell'avversario, quindi la correggiamo e andiamo in completa cabrata, ma dietro no, tiro pure il flap atterraggio. Avevo una mezza opportunità, ma fidatevi che non l'avrei preso assolutamente per una questione di tempistiche, perché sarebbe stato all'interno del minimo per mezzo secondo. Ora effettivamente cerco di capire, sbaglio questa piccola manovra perché l'aereo mi si è ribellato, ovviamente parliamo che siamo a meno di 190 km/h quando ero quasi entrato in stallo, e se forzate troppo a volte potreste finire anche in vite, quindi fate attenzione. Allora, vediamo effettivamente questa nuova opportunità, l'Hurricane, oggi stiamo andando praticamente a caccia di Hurricane. Ma penso che sia l'aereo attualmente più debole se lo dovessimo confrontare contro questo, o meglio, se utilizzato nella maniera giusta, sicuramente non questa. In questo caso proviamo su questo P400 e niente, ho sbagliato nella convergenza, ci abbiamo lasciato solo un critico, ma lui addirittura procede come se non ci fosse un domani. Il P38 ci continua a tampinare, ora siamo un po' alla frutta, vi spiego subito il perché. Allora, bassa quota, abbiamo meno di 200 metri di quota, velocità che non è delle migliori, sì, 400 è pochissimo. Ora, l'unico obiettivo è quello di sopravvivere e quindi dobbiamo fare qualche mini acrobazia per toglierci il P38 di coda. Il problema è che ora abbiamo non due, ma ben tre aerei nemici. Le possibilità sono veramente poche, abbiamo già un aereo un po' danneggiato, ma funziona ancora. Direi ancora per poco, infatti iniziamo ad arrivare i primi colpi, aereo ancora integro, ok, non lo dico più, ora iniziamo a fare qualche mezza manovra, veramente bassi, niente, ci ho provato a dare dei colpi di coda, giusto per sviarcelo, infatti ci siamo tolti più 38, però purtroppo abbiamo ora i nostri 6, lo spit che ci farà veramente, veramente male, anzi, direi che quello che ci ha fatto era addio, è morto, e siamo... Bene, dopo questa breve partita, niente, io vi ringrazio veramente tanto. Se siete arrivati fin qui significa che vi è piaciuto davvero tanto il video e io vi ringrazio davvero tanto. Guardiamo questo mini bottino che abbiamo portato a casa, niente di speciale. E sì, infatti, niente di speciale. E ragazzi, io ve ne sono veramente grato. Io ve ne sarei ancora più grato se riuscireste a lasciare un feedback nei commenti, quindi un commento in modo tale che io effettivamente so se vi piacciono questi contenuti, se volete che porti un mezzo speciale, quindi diciamo che vi piaccia particolarmente. Porteremo sicuramente mezzi di terra e niente, io vi ringrazio davvero tanto. Potete seguirmi anche sui canali social, che principalmente io lavoro solo tramite su YouTube o Instagram. E niente, io vi ringrazio davvero tanto, ci vedremo nel nuovo video e niente, a presto.